Mi chiamo Andrea, vengo da Messina, abito a Tokyo da 9 mesi, frequento l'Intercultural Institute of Japan e lavoro al Pascucci. Ho scelto di venire in Giappone per seguire il mio sogno che avevo da molti anni e finalmente sono riuscito a realizzarlo. E Kokonian mi ha aiutato a trovare il lavoro tramite una riunione che hanno organizzato. Tra vari lavori che c'erano, c'era anche il Pascucci e grazie ai computer forniti da Gogonion ho lasciato il curriculum, i miei dati e sono stato ricontattato. Mi sveglio la mattina presto, vengo a lavorare al Pascucci, finisco, ho 2 o 3 ore libere per ripassare la lezione del giorno prima e faccio i compiti, inizio la lezione online in questo momento. E dopo 4 ore finisce, esco con gli amici e faccio il cuoco, facciamo tutta la preparazione necessaria per le colazioni, per il pranzo. Allora, lavoro dipende al lavoro dipende quante ore, perché devo fare 28 ore al massimo, 28 ore settimanali massimo, quindi dipende. Invece lo studio sono 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana, più il tempo dei compiti. Le lezioni all'Intercultural sono 4 ore, di cui le prime 3 sono grammatica, ascolto, si fanno piccoli temi, esercizi di scrittura, e invece l'ultima ora sono kanji, che ti dividono in base al livello di kanji che hai, dividono le classi. I cinesi sono da soli. Ho scelto di frequentare l'Intercultural perché le ore di studio e tempo libero sono equilibrate secondo i miei gusti, cioè, pensavo fossero adatte. Nelle giornate quando non lavoro e non c'è la scuola, visitiamo con i miei amici città fuori Tokyo. Invece quando ho solo mezza giornata libera, giro, dipende se piove, ci sono molti negozi, molte c'è Akihabara da visitare. Se no ci sono il parco di Ueno, il parco dell'imperatore, mi rilasso un po' al parco. Il mio sogno è di continuare a vivere in Giappone, magari anche continuare a lavorare dal Pascucci e niente, continuare a fare questa vita. Gogonion lo consiglio a chiunque, con chiunque parlo. Perché senza di loro sicuramente non sarei riuscito a venire qua, avrei mollato prima. Cioè, avevo l'idea di venire qui, ma non sarei mai riuscito, tutti i documenti, era complicato. Quindi bastava rispondere alle mail di Gogonion, fornire i documenti che erano richiesti e